Sì, sono un esercizio, ho preso 6 mesi, cioè ho preso, il PM ha chiesto 9 mesi di carcere per essere entrato in una baita dove l'imputazione da documento è aveva rotto un sigillo già portato via dal vento. Anche tu. Io non c'ero, pure era un sigillo incontrato. Comunque si stanno accumulando denunce su di me, spero in un decreto legge svuota carceri, e quindi la preoccupazione diventa più sostenibile. Andiamo un attimo avanti, quindi le banche, sappiamo tutti come sono, la politica non serve perché direte la corruzione, l'ultimo rapporto della Comunità Europea, il 50% della corruzione di tutta l'Europa è in Italia. Parliamo di 60 miliardi all'anno che vengono bruciati, rubati direi, non sono bruciati, sono rubati alle imprese, e quindi essendo rubati alle imprese vuol dire il 4% in meno del prodotto interno lordo, vuol dire il 4% in meno di crescita. Allora, con questi dati, io sono entrato in Italia nel 2002, vivevo più all'estero, il 98% del fatturato della Terma Stilisa era fuori dall'Italia, il 99% di quello che io ho guadagnato l'ho guadagnato fuori dall'Italia, anzi ero residente fuori dall'Italia, ho riportato i patrimoni in Italia, ho fatto l'errore, ho comprato Castelbrando, ho investito in aziende, ho investito in altre cose, e mi sono trovato un'Italia che 30 anni prima l'avevo lasciata perché era un po' corrotta, me la sono trovata doppiamente corrotta. Quindi voi capite perché io ero un fan di chi voleva innovare l'Italia, che poi in parte ci ha tradito, perché in realtà non è stata innovata l'Italia. Mi hanno chiamato anche a ristrutturare il turismo nazionale, io sono stato in Sviluppo Italia 2 anni e mezzo, ristrutturando Sviluppo Italia Veneto, e devo dirvi che se non si fa quello che gli americani chiamano spoil system, via tutti e dentro quelli che hanno vinto, solo così possono rispondere. Io credo che bisogna essere un po' meno vigliacchi nella vita, per avere il coraggio di cambiare questo Stato. Non parliamo poi della mafia che sta arrivando anche al nord, la corruzione che vi dicevo, che toglie a voi il futuro, toglie ai nostri figli. Io ho 4 figli e quindi vorrei che non pensassero che il papà non ha fatto niente per il proprio futuro. Il Movimento 5 Stelle avrà tanti difetti sicuramente, però noi siamo liberi. Siamo liberi dalle grandi lobby, questo è importantissimo. Perché noi non dobbiamo rispondere alle lobby, facciamo le leggi in modo facile. Nei 3 decreti che avete visto in questi ultimi mesi, hanno fatto un decreto per le banche, 7 miliardi e mezzo, in destinazione Italia sono le assicurazioni, che hanno dato un aiutino alla faccia di tutti i carrozzieri. Sulla legge di stabilità hanno dato l'aiuto ai grandi produttori di energia. Ma io chiedo sempre, io aspetto il decreto che dia un effettivo aiuto alla, tra virgolette, lobby delle piccole e medie imprese, alle lobby dei cittadini. Questo dovrebbe fare un governo. Cos'è che abbiamo chiesto? Quali sono, oltre a queste qua, abbiamo chiesto che un'azienda deve operare in un mercato stabile. Ecco perché abbiamo chiesto di allungare l'ecobonus. L'ecobonus, cioè, e praticamente ognuno può scaricarsi la riqualificazione energetica di casa sua, perché non può durare 6 mesi, danno dei, diciamo, degli incentivi, non può durare 6 mesi e dopo li ripristano per altri 6 mesi, è soltanto burocrazia inutile. Teniamoli lunghi 20 anni, magari li abbassiamo un pochino, però diamo un mercato stabile alle aziende. Non hanno voluto questi incentivi, verranno procrastinati forse ogni 6 mesi. Quindi voi, come un'azienda nel settore della riqualificazione energetica, dell'edilizia, può operare in un mercato stabile. Attenzione, che è una cosa molto importante, quando si parla di ricerca, le aziende che hanno operato nella riqualificazione energetica sono le aziende che hanno innovato di più. Non serve dare dei fondi alla ricerca, cioè serve chiaramente, ma alle grandi multinazionali, basta accendere i mercati giusti. Allora, ecco perché noi siamo contro le grandi opere, perché adesso non è momento di farle, non servono,
magari un domani, non chiaramente la TAV, ma un domani si potranno fare, si potranno pianificare forse. 8 milioni, 8 miliardi ci costa la TAV, 6.500 posti di lavoro fatta da qualche multinazionale. L'Enea, non il Movimento 5 Stelle, l'Ente Nazionale Energie Alternative, hanno detto: mi dai questi 8 miliardi, riqualifico gli edifici della pubblica amministrazione, riqualifico, quindi risparmio e guadagno, 15.000 edifici tra scuole, carceri, ospedali, e creo 150.000 posti di lavoro qualificati. Dal 2009 ad oggi hanno delocalizzato 27.000 aziende. Sapete dove però? Non in Cina, India, Brasile, dove la manodopera costa meno, no. Germania, Svizzera, Austria, dove il costo del lavoro è più alto del nostro. Però in quei paesi è più facile fare impresa, perché un governo le sta aiutando, le aiuta le start-up, aiuta a fare impresa. Quindi nessuno resta per la burocrazia, per l'accesso al credito, per la giustizia che non è mai giusta, è soltanto per pochi. Però un emendamento abbiamo portato a casa: se un'azienda delocalizza usandoli e ha usato dei fondi pubblici per comprare i macchinari, la ex Sabatini and Company, se questi la, se poi delocalizza, quei soldi pubblici li lascia giù, perché non sono soldi suoi, ma sono soldi nostri. Le grandi stazioni petrolifere che sono nel mare dovrebbero pagare lì, la sentenza di Corte di Cassazione l'ha fatta, è successo, noi abbiamo chiesto che diventi legge, bocciato anche quello. Per noi è stata una grande battaglia, noi abbiamo sempre chiesto che ci sia una compensazione tra per le aziende, per le imprese che hanno dei debiti della pubblica amministrazione e gli arrivano le cartelle di Equitalia. È stato approvato un emendamento alla Destinazione Italia in commissione del Movimento 5 Stelle, adesso è stato approvato quasi all'unanimità, parere del governo favorevole, il cinema stamattina, verrà approvato in questi giorni nella Destinazione Italia. Anche questa è una grandissima vittoria del Movimento 5 Stelle. Però quando si parla di copertura, mancano le coperture per l'IMU, mancano le coperture per il reddito di cittadinanza. Obama ha aumentato il salario minimo, in tempi di crisi la gente deve stare bene, deve spendere. Sprechi per i viaggi della politica, 50 miliardi, mafia 100 miliardi, corruzione 60 miliardi, lotta all'evasione fiscale 120, conflitto di interessi 20, eccetera eccetera, ma non è tanto il numero che viene fuori sotto. Molto probabilmente non riusciremo a tirare su tutti, dire 100 miliardi lotta alle mafie capisco che possa essere un numero esagerato, però pensate effettivamente se iniziassimo da lì a magari un 20%, un 30%, sono delle finanziarie. Sono delle finanziarie. Un governo libero è un governo che andrà a prendere questi come copertura e sarà veramente un governo che vorrà rilanciare il paese. Questi ragazzi, quando sono entrati in Parlamento, hanno trovato, secondo noi, una situazione assolutamente emergenziale. Emergenziale, a nostro avviso, su due settori principali. La prima era il reddito, cioè le persone effettivamente hanno una grande difficoltà e sempre più persone hanno una grande difficoltà ad arrivare alla fine del mese e quindi a sopravvivere, si avvicinano sempre di più alla soglia di povertà, quindi una nostra priorità era quella di trovare un sistema che potesse garantire, ripeto, un reddito, ma non assistenzialismo. Noi non siamo per l'assistenzialismo, per lo Stato che deve intervenire a sostenere gente che magari ha poca voglia di fare, no, cercavamo semplicemente di garantire la dignità della persona e di rilanciare l'economia, perché alla fine il reddito di cittadinanza, secondo le nostre analisi, poteva diventare quasi una partita di giro, cioè
investo, alzo il reddito delle persone, do la capacità di spesa ai cittadini. Una persona che è in difficoltà e che guadagna 1.000-1.100 euro al mese sicuramente per sopravvivere lo spende tutto, e quindi lo Stato, tra IVA, tra tasse eccetera, ne recupera una parte, l'economia comincia a girare di nuovo, le piccole e medie imprese possono avere di nuovo un'apertura del mercato, quello che diceva prima Giovanni, quindi effettivamente anche lo Stato avrebbe potuto avere i suoi vantaggi. Quindi questa era la prima grande emergenza che abbiamo trovato. La seconda era quella, proprio una situazione di bilancio drammatica e soprattutto un'attenzione alle piccole e medie imprese inesistente. Noi siamo convinti che l'ossatura di questo paese siano le imprese italiane. Questo paese senza imprese non va da nessuna parte. Se crolla la piccola e media impresa, crolla il paese. Non ci sono altre soluzioni. Quindi la priorità è dare fiato ai nostri imprenditori, anche semplicemente non agevolandoli. Non vogliamo creare cittadini di serie A e cittadini di serie B, semplicemente almeno non massacrandoli qui. Io sono un po' sorpreso da attivista del Movimento 5 Stelle, faccio parte di questo movimento dal 2005, quando questi ragazzi sono candidati, io ero anche delegato di lista, quindi li ho conosciuti in quella fase, e sentivo dire che quando una volta in Parlamento sicuramente noi ci saremmo divisi, ci saremmo spaccati, avremmo cominciato a litigare. Non so se vi ricordate, c'era qualche noto politico che diceva: beh, ma poi in qualche maniera li faremo ragionare, cercheremo di portarli dalla nostra parte, una parte sicuramente ci seguiranno, lo scouting e tutte queste cose qua. Alla fine, se io guardo i fatti, a 12 mesi dall'elezione, devo vedere che il centrodestra si è spappolato e si sono divisi. A sinistra ci sono i renziani, i non renziani, si sono divisi. E la Scelta Civica ha perso il suo leader e si sono divisi. Casini non so più dove cazzo deve andare. E, voglio dire, si sono spaccati tutti, gli unici che sono rimasti integri è il Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo 165 parlamentari, ne abbiamo persi 5, forse 4 per secondo, ma sono talmente pochi che li dimentico. E il resto sono tutti lì. Questi qua non sono andati via perché in rotta con il Movimento, sono andati via per i soldi, hanno visto i soldi, questi soldi li restituiscono tutti, voi capite, vi arriva un bonifico da 20.000 euro, non dovete restituire 15, vi è l'ansia, no? Quindi qualcuno non ha retto, lo sapevamo, è andato via, pazienza, lo sostituiremo con qualcuno un po' più bravo a resistere a questa tentazione, no? La seconda cosa che ci dicevano era che non facevamo nulla. Siete andati qua, non fate niente. All'inizio si ventilava questa cosa che gli altri partiti avevano presentato 6.000 testi di legge. Beh, è semplice, gli altri partiti sono lì da 20 anni, sono entrati, hanno preso i testi di legge presentati, li hanno rifirmati, li hanno presentati. Adesso buon capito, voglio dire, non è che ci voglia tanto a fare una cosa del genere. Il Movimento 5 Stelle chiaramente appena entrato doveva capire un attimo come funzionano le cose, doveva proporne di nuovi. In un anno sono stati presentati 2.000 testi di legge, non uno, 2.000. E questi 2.000 li avete visti oggi, non sono sciocchezze, non sono il secondo cognome, o se va bene, lo so, cioè, voglio dire, sono l'abolizione dell'IRAP, cioè, voglio dire, finanziamenti da miliardi. E, tra l'altro, tutte le proposte di legge non buttate lì, dietro c'è uno studio. Noi non è che andavamo a chiedere l'abolizione dell'aumento dell'IRAP senza copertura. Primo fesso, alzare la mano, e già lui li trovati i soldi. Eravamo lì col capitolo di bilancio pronto da dove tagliare questi fondi per metterli da un'altra parte. Le persone mettono il loro tempo, la loro faccia. Loro sono stipendiati, prendono 5.000 euro lordi, ricchissimi. Ma ce ne sono migliaia di ragazzi che lavorano nei consigli comunali, che per poche centinaia di euro fanno lo stesso lavoro quasi a gratis. E lo fanno per senso civico, lo fanno perché sperano in un paese diverso. Quindi non è impossibile arrivare al 25, 35, 51, 55, non so, cifra fatela voi. Non è impossibile, si tratta soltanto di far capire agli italiani che cosa devono votare.
ma non con la presunzione di essere i migliori, perché noi non siamo i migliori. Ma se per, fino adesso avete votato, è 20 anni che votate per questa gente, il paese è così, perché continuate a votarli? Bravo! Nel provare qualche cosa di nuovo, io credo che qualche segnale sia arrivato. Eravamo visti come un'armata Brancaleone incapace di fare qualsiasi cosa. Si sono messi a studiare, in pochi mesi hanno capito come funziona il giochino e stanno dando tanto fastidio. Quando andiamo in televisione facciamo fare di quelle figure di merda agli altri che non ta basta adesso. All'inizio chiaramente immaginate una persona che non ha mai visto un riflettore puntato, l'agitazione di trovarsi davanti alla telecamera della RAI sapendo dall'altra parte magari ci sono 5 milioni di persone che lo ascoltano. Immaginate cosa vuol dire per un ragazzo di 30 anni. Poi si impara, e quando si hanno i contenuti, quando il lavoro lo si fa davvero, non si ha più paura di nessuno. Oggi i nostri parlamentari vanno in televisione e non ce n'è per nessuno, perché i temi li hanno. Noi dobbiamo uscire un po' dalla logica che quello che è tuo è mio e quello che è mio è ancora mio. Fatto questo, garantito questo, io non credo che l'euro sia di per sé un male e l'Europa non sia di per sé un male. Per certi versi noi abbiamo anche, come si può dire, dei sistemi di controllo che ci aiutano a essere un po' più civili. Solo che se poi noi siamo sordi quando ci vengono chieste certe cose, se noi continuiamo a pagare multe salate per le infrazioni perché non rispettiamo le direttive europee. Siamo 3 paesi e un'Europa che non hanno il reddito di cittadinanza. Uno è la Grecia e l'altro mi pare sia la Bulgaria. Ecco, sta a noi anche imporci dove abbiamo dei diritti e rispettare dove abbiamo dei doveri. Noi che siamo stati delle cicale per 20 anni, per 30 anni, anziché mettere via e ristrutturare lo Stato, abbiamo tenuto uno Stato scellerato. Le superpensioni, i superstipendi, i super sprechi. Lo sapete che la politica in Italia costa il 40% in più della Germania, dell'Inghilterra o della Francia in proporzione al prodotto interno lordo. Quindi la prima cosa da fare è ristrutturare lo Stato, perché se noi abbiamo un'azienda che ha più costi che ricavi, che cosa fai? Prima cosa devi ristrutturare lo Stato, contestualmente rilanciare la produzione, e ti servono i soldi per fare questo. Quindi bisogna dimostrare di essere bravi e dire ok, tagliamo questi costi, dobbiamo rilanciare l'infrastruttura e la produzione, quindi ci serve una moratoria. Quindi bisogna andare, trattare, poi piantando i pugni sul tavolo se occorre, però bisogna andare con serietà. Io vi dico, vengo da 2 giorni in Germania, ero dentro la NATO e la base americana, per altri motivi mi hanno chiamato eccetera, siamo andati in questi discorsi. I tedeschi, sapete cosa mi hanno detto? Ma per forza voi italiani siete allo sfacelo, il vostro Presidente della Repubblica costa 20 volte il nostro, i vostri parlamentari costano il doppio di quanto lui esagerava, cioè voi state sprecando, vivete dolce vita, cioè mi prendevano in giro, mi capite? Vivono! Come? Vivono! Allora, non so se è meglio essere disoccupati, può avere comunque una piena occupazione che al primo ingresso è 400-600. Io ho cominciato a fare l'apprendista, so che mi pagavano pochissimo, se vi dico il mio primo stipendio era 8.000 lire, sono molti anni fa, però voglio dire, 8.000 lire sarebbero 4 euro, scusate, c'è stata molta inflazione, ma una volta c'era l'apprendistato, c'era il primo ingresso. Adesso sapete perché gli imprenditori, tutti quelli che si mettono, mettetevi a fare l'imprenditore, assumete una persona per dargli 1.000 euro, vi costa 2.002. Cosa hanno inventato? Hanno inventato che non va lo Stato a prendere i soldi a 0,25 che li rilascia la BCE, ma li fa passare attraverso le banche in maniera che queste guadagnano oltre il 50% dell'utile degli ultimi anni delle banche. Sono per questo, come lo vogliamo chiamare, aggiottaggio, Alfredo? Sì, perché prendono i soldi a 0,25 e li prestano allo Stato al 5. È
le tasse le paghiamo noi, naturalmente, cioè, ci mettono le tasse per restituire solo gli interessi, quei 100 miliardi. Allora, certo che ci sono queste distorsioni, non è facile cambiare dalla sera alla mattina, non è facile uscire dai 2.000 miliardi di debito, non sarà facile. Purtroppo non possiamo delegare, qui Grillo dovete, devo dire, il Movimento 5 Stelle ha avuto un grande merito, io ve lo dico come cittadino che ormai, diciamo, potrebbe anche non interessarsi più, i cittadini hanno votato con la pancia, con il tifo destra, sinistra, eccetera. Se non altro, questi 12 mesi di Parlamento hanno fatto capire cosa succede all'interno del Parlamento. Avete visto che distribuiscono miliardi a palate, ci sono lobby, c'è veramente del torbido. Sul tema delle grandi navi da crociera a Venezia, il ministro Lupi stava facendo una cosa vergognosa, adottando la legge obiettivo per saltare le procedure di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale e tirare dritto su un progetto da 170 milioni di euro per scavare un canale che avrebbe devastato la laguna, incompatibile con le leggi, con la convenienza economica, perché non abbiamo soldi da spendere in una cosa di questo tipo, c'erano soluzioni alternative. Io ho proposto al collega Casson del PD di fare una mozione, gli ho detto proprio così, dobbiamo fare qualcosa di più incisivo, se no questo, il colpo di mano sotto Natale ce lo fa. Abbiamo depositato prima di Natale una mozione noi, subito dopo l'ha fatto anche lui, è stata discussa ieri, siamo arrivati a un testo convergente ed è stato votato, tranne due astenuti, all'unanimità. Allora questo io lo chiamo forza delle idee. Certo non è stato votato il testo ideale che noi avremmo voluto, ma abbiamo obbligato dal centrodestra, Forza Italia, la Lega, Scelta Civica a convergere sulle nostre posizioni e a imporre che tutti i progetti fossero invece valutati su un piano di parità, non solo quelli che hanno le lobby alle spalle e ti presentano il progetto snocciolato anche nei dettagli, ma anche i progetti che sono vincenti come forza concettuale e che non hanno alle spalle i potenti a finanziare. Adesso vedremo, non è detta l'ultima parola, ma intanto, se voi leggete il giornale di oggi, di questo trovate traccia, ve lo dico io, merito di chi ci è venuto dietro, l'iniziativa è stata nostra. È stato consegnato un documento con delle proposte a favore delle imprese. Io l'ho incontrato, ho preso questo documento, l'ho trasmesso ai parlamentari, ho segnalato questa cosa che lui diceva sull'IVA, perché non la sapevo neanche io, anch'io ho avuto la faccia esterrefatta e ho detto, ma com'è possibile? E quindi ci siamo attivati subito. Abbiamo fatto l'emendamento che chiedeva la cosa dell'IVA e anche la questione del penale, l'emendamento è stato bocciato. Quindi, cioè, allora, la legge elettorale, che ovviamente non è quella che mi dà da vivere, perché facendo l'imprenditore non dà da vivere nemmeno a me, mentre l'IVA sì, il problema è che la legge elettorale è quel meccanismo che mi permette probabilmente un giorno di non solo presentarlo questo emendamento, ma anche votarlo e renderlo effettivo, perché finché io lo presento e qualcuno lo boccia e poi è lo stesso che viene alle vostre convention e vi prende per il culo, e allora capisci che non ho speranza. Perché questo è quello che stiamo facendo, noi non abbiamo una maggioranza, presentiamo questi testi, emendiamo questi decreti legge a favore, perché giustamente ed è quello che serve, a me serve avere persone come te che vengono a dirmi guarda che c'è questa cosa che non va, perché non è che sappiamo tutto, quindi ben venga se ce ne sono altri in sala che hanno altre cose da segnalarci, ma ben venga, lo scriviamo l'emendamento, scriviamo le mozioni, il testo di legge, qualsiasi cosa, il problema è che non abbiamo poi la maggioranza per potercela votare e per farla passare e questi lo bocciano. Grazie, io ringrazio te invece che mi hai dato la possibilità di dirlo, perché ci avete provato, vabbè, non avevate i numeri d'accordo, però per cortesia ai signori deputati non ce la facciamo più.